Quando Epson ci ha commissionato questo affascinante progetto dal tema libero, il primo pensiero è stato quello di conciliare le sue esigenze di comunicazione con la nostra passione per l'arte e il desiderio di recuperare le fonti della nostra formazione artistica. Nel nostro lavoro coesistono due anime, una grafica progettuale e una pittorica, con un chiaro riferimento alla storia dell'arte. Per il calendario Epson il nostro desiderio è stato quello di creare un racconto visivo che avesse al centro la figura umana e fosse di forte impatto percettivo ed emotivo, esaltando la forza espressiva del colore. Abbiamo creato delle composizioni nelle quali geometrie, pattern, cerchi e linee si relazionano con il corpo umano in movimento, creando spazi astratti che stimolano la visione. Nel ballo, come nelle discipline sportive, il corpo diventa spettacolo, esprime talento, impegno, volontà di superare i propri limiti. Il titolo Spectacular lo abbiamo pensato alla fine del lavoro, quando abbiamo messo in successione le 12 immagini dei mesi. Guardandole nell'insieme abbiamo avuto la sensazione di assistere a uno spettacolo con performance di danza e sport, un susseguirsi di palcoscenici diversi, in movimento con luce e colori. Il soggetto della copertina è nato dal titolo. Le due ballerine sono ispirate alle gemelle Kessler, duo artistico tedesco famosissimo in Italia dagli anni 60. E per creare i loro costumi abbiamo pensato al teatro futurista. Infatti le due ballerine indossano due copricapi a forma di occhi perché lo spettacolo è prima di tutto un'esperienza visiva. Il flamenco è la tavola più complessa dal punto di vista cromatico per la stampa, perché utilizza esclusivamente diversi toni di rosso, caldi e freddi, chiari e scuri fino al nero. Abbiamo scelto il rosso perché il flamenco è arte, energia e sentimento ricco di passione. Abbiamo fatto numerose prove colore con molti aggiustamenti prima di raggiungere la tavolozza finale. Abbiamo aggiunto anche il collage per creare i volant in tulle della gonna della danzatrice. L'art déco e la grafica degli anni 30 sono stati i nostri riferimenti artistici. Dobbiamo dire che alla fine la resa è stata sorprendente. Il soggetto dei trapezisti ci è stato suggerito dagli spettacoli circensi del gruppo internazionale Cirque du Soleil. E il dinamismo dei corpi è in sinergia al fondo grafico, che è caratterizzato da un intreccio di linee al tratto. Si creano diverse sfumature cromatiche che esaltano la profondità e la tridimensionalità del colore. I due danzatori sono ispirati al celebre ballerino étoile Roberto Bolle, che ha rinnovato la grande danza classica con i suoi spettacoli multimediali. Sul fondo abbiamo creato un effetto di fasci di luce al neon attraverso un intreccio di gradazioni di colori. Nelle nuotatrici, per ottenere le onde del mare con un effetto di profondità e tridimensionalità, abbiamo trasformato in forme grafiche le nostre tipiche pennellate fatte a mano con pennelli di setola larghi e piatti. Utilizziamo la stampante Epson e i loro supporti dall'inizio della nostra carriera e durante le fasi del lavoro testiamo i colori più volte con la nostra stampante Fine Art Epson, perché utilizziamo una tecnica mista che mescola gli strumenti tradizionali con il digitale e alla fine il formato è digitale dell'immagine. La stampa Fine Art conferisce materia fisica al nostro lavoro, per questo per noi equivale a un'opera originale dipinta a mano ed è fondamentale ottenere in stampa la stessa forza cromatica delle immagini su monitor. La stampante Epson garantisce questo risultato perché fornisce tutti i profili colore compatibili con i migliori supporti. Nel calendario Epson abbiamo voluto mettere alla prova la qualità della stampa scegliendo una tecnica mista tra il grafico e il pittorico con sfumature cromatiche dalla materia spruzzo realizzate a mano, non attraverso l'uso di pennelli virtuali. Si tratta di stesure di colori astratti sovrapposti, ad esempio sotto il giallo, filtra il viola e così via. E questa tecnica mista ha conferito alle stampe Epson l'effetto di un acrilico o di una tempera su carta con una percezione tattile del colore, molto simile a un dipinto fatto a mano. L'eccellente risultato della stampa Epson è pari alle stampe artistiche. Anche le stampe Epson infatti sono realizzate singolarmente e possono essere esposte a livello di gallerie d'arte e musei come pezzi unici, firmati, equivalenti a opere originali.